Io ho perso un figlio, ho perso un nipotino di 2 anni e solo a pensiero che lei fra 2 o 3 anni, perché quello sarà, non sarà di più, è libera di andare via tranquillamente. E mio nipote fra 2 o 3 anni avrebbe avuto 5 o 6 anni e doveva avere, aveva il diritto di avere davanti a sé, a lui, la vita. Avrebbe parlato solo alla fine, quel momento è arrivato, ma con delusione. Luigi Antoniello, papà di Marco e nonno di Mattia, morti nella strage di Santo Stefano di Cadore nel luglio 2023, insieme alla nonna materna Maria Grazia Zuin, è distrutto alla notizia del patteggiamento di 4 anni e 8 mesi accettato da Angelica Utter, la donna che ha spezzato le vite di 2 famiglie. Stiamo pagando noi perché siamo morti con loro, con i nostri figli. Una sentenza che lascia l'amaro in bocca, un dolore nel dolore, ma anche tanta rabbia, non verso i magistrati, ma verso lo Stato, specifica. La rabbia ancora di più perché è uno Stato, la colpa è dello Stato. Uno Stato che fa delle leggi nelle quali e si dà tutta l'attenuante possibile a uno che fa un omicidio volontario, perché per noi resta sempre quello un investimento e un omicidio volontario. E è uno Stato che è complice. Ci sentiamo defraudati di qualcosa che avremmo avuto diritto, che si chiama giustizia. Questo non c'è stato. Una giustizia che non c'è stata, spiega ancora Antoniello, anche quando si parla di una condizione di semi-infermità mentale della Utter. Se questa veramente era malata, era impossibile che fosse stata in giro per tanto tempo per tutta Europa e le cose. Perché se una che prende la macchina e va in giro, si gira tutta Europa, dappertutto, non può essere non a posto con la testa, deve essere per forza lucida. Luigi si rivolge ancora allo Stato. Mio figlio ha lasciato altri 2 figli. E questi altri 2 figli non sono ancora in caso, diciamo, in condizione di comprendere fino in fondo cos'è la giustizia, cos'è le cose. Come farò io un domani? E dovrei essere io a dire ai miei nipoti, questa è la giustizia che questo Stato vi ha dato. Come posso dire ai miei nipoti, dover avere fiducia? E loro potranno rispondermi, io starò ancora più male. Fiducia in che cosa? Se chi doveva darci giustizia non ce l'ha data.